Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video dove analizzeremo dei leak. Ho intenzione di creare, anzi ho creato una playlist chiamata Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Potete trovarla perché è pubblica. E lì metterò tutti i miei video riguardanti Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quindi vari presunti leak, tutte le mie teorie, insomma tutto questo che ho fatto sul mio canale sarà raggruppato in quella playlist. Quindi iscrivetevi alla playlist, seguite la playlist, mettete mi piace alla playlist, insomma, perché lì pubblicherò tutto quanto quello che riguarda i leak, eccetera. Ovviamente pubblicherò dei video che poi saranno inseriti in quella playlist, però se volete avere il contenuto completo andate sulla playlist. Comunque iniziamo subito con questo leak che forse avete già adocchiato un pochino. L'ho trovato su 4chan, è stato scritto da Anonymous parte 2, perché il primo è stato quello appunto che ha svelato Sword and Shield, cioè Spada e Scudo. E dice: ciao, sono tornato. Ho deciso di postare una seconda parte perché appunto non ne vedevo motivo di aspettare. Iniziamo subito quindi a vedere cosa dice questo leak. Le evoluzioni finali degli starter avranno come tema l'intrattenimento, lo sport, la musica e il teatro. L'evoluzione finale di Scorbunny si chiama Feralight. Si tratta di un calciatore e sarà di tipo fuoco elettro. Questa cosa è abbastanza plausibile perché anche secondo me sarà di tipo fuoco elettro, però è comunque un'idea campata un po' per aria, cioè tutti potremmo dirlo. Pancape è l'evoluzione di Grookey ed è un batterista punk, diciamo, con il tipo di erba veleno. In questo caso mi distacco un pochino, secondo me non sarà assolutamente così. Tesfibian è l'evoluzione di Sobble ed è di tipo acqua spettro. Non ho avuto la fantasia di descrivere l'evoluzione finale di Sobble perché appunto secondo me questo leak già incomincia a farsi vedere nelle sue lacune. C'è una nuova forma di competizione che è tipo il calcio, ma anche no. Sarà la più grande innovazione di questa regione, diciamo. La professoressa Ivy è la stessa che viene da Isola Orange. Si è spostata per continuare i suoi studi. Allora, già il fatto che la professoressa Ivy venga menzionata sia da Pokémon Millennium sia da questo leaker mi fa capire o che questo qua ha visto il video di Cydonia, oppure che si tratta di un'ipotesi abbastanza palese e logica da immaginare. Zirfidia è un serpente di tipo acciaio drago ed è il leggendario di Pokémon Scudo, e questo ci può stare un serpente. Lumbersteed è invece di erba folletto, un unicorno, e leggendario di Pokémon Spada. Spada perché all'unicorno è un serpente che si protegge perché è di tipo acciaio. Secondo me non è tanto così, comunque acciaio, erba, drago, folletto sono dei tipi che potrebbero stare anche bene, però li vedo un po' forzati, così come vedo forzatissimo Cerberon, cioè un Pokémon di tipo fuoco buio ed è il terzo leggendario di sia di Sword sia di Shield, ed è un cane a tre teste. Mossa secondo me veramente brutta che potrebbe fare Game Freak nel chiamare un cane a tre teste Cerberon, perché è veramente squallido. Poi la città mostrata in alto nella mappa si chiama Kindalia City, quindi questa qua che vedete qui, ed è la più grande città nella storia di Pokémon. Questo potrebbe anche essere, però come vi dico si tratta di supposizioni molto logiche. Come ho detto prima, ritorneranno un po' di personaggi e uno di questi proviene dalla regione di Unima. Verrà introdotto qualcosa di simile all'albero della lotta. Allora, questo leak secondo me è falso. Perché? Perché prima di tutto dice cose molto ovvie, non si concentra troppo sull'evoluzione di tipo acqua perché secondo me non sa ancora come sia formata. Il terzo leggendario non sarà mai quello, diciamo che ha preso un po' spunto dai vari leak, dalle varie teorie di tutti quanti, le ha messe insieme in un mappazzone che fa un po' schifo, quindi falso. Passiamo all'altro leak che ho trovato su 4chan, sempre da Anonymous, ormai tutti si chiamano Anonymous. Il prossimo trailer ci sarà il 13 marzo e mostrerà tre nuovi Pokémon. Allora, 13 marzo è tra 5 giorni, voglio proprio vedere se metterà tre nuovi Pokémon con un nuovo trailer. Un Becco a Scarpa, che è una specie di volatile molto carino, l'ho visto su Google, ci starebbe bene. Un ragno e un gattino. Ci saranno anche un po' di informazioni sui giochi in generale. Ora vi dico alcune informazioni. Due professori. Uno studia le capacità offensive del Pokémon, mentre l'altro le capacità difensive. Questo può essere una mossa molto giusta, perché un professore potrebbe esserci nella scuola Pokémon, come teorizzata da Cydonia nella prima città, e l'altro professore potrebbe essere il Darwin della situazione, cioè nel laboratorio situato vicino al lago. Questo potrebbe anche essere giusto per il fatto che c'è un allenatore prima del
laboratorio teorizzato da Pokémon Millennium, quindi con due professori, il primo ti dà i Pokémon e magari l'altro ti dà delle Pokéball o comunque delle abilità che ti potrebbero servire, degli strumenti, cose così. Ritornano delle varianti regionali, le forme Galar, in occasione dell'anniversario dei Pokémon di Johto. Shuckle diventa offensivo, Udud si evolve per diventare più offensivo in un gufo di neve, para, penso, punte di ghiaccio. Snubbull diventa più difensivo, ma di colore blu e più eroico. Sono certo che ce ne saranno molti altri. Va bene. Il gioco è ambientato 6 anni dopo gli eventi di XY, con una nuova storia e molte differenze, una volta che tu attraverserai Kalos dopo il gioco. Quindi una volta che tu finisci la Lega potrai andare a Kalos, ma ci saranno delle differenze rispetto a XY, perché sarà ambientato 6 anni dopo. Tu puoi fare i primi 3 stadi a Galar in qualsiasi ordine: fuoco, acqua ed erba. Allora, questo leak secondo me è falso, però alcune cose che dice non sono del tutto sbagliate. Vabbè, la prima sicuramente ci permetterà di capire se si tratta di un leak vero o no. Il fatto dei due professori è la cosa che mi intriga di più, perché potrebbe essere vero. Le regionali, le forme regionali, vabbè, sono, diciamo, abbastanza non ovvie, però uno potrebbe arrivarci abbastanza facilmente. La roba di Kalos post game la dicono tutti, quindi non ci do molto peso. E anche l'ultima potrebbe essere molto carina, fare 3 stadi differenti in qualsiasi ordine, perché sono gli ordini degli starter. Passiamo a questo. Questa è l'ultima evoluzione di Grookey, secondo un altro leak. E devo dire che è ben fatta, è umanoide ma nello stile di Incineroar, quindi non troppo. Diventa una specie di batterista, si forma una sorta di tamburo all'interno del suo petto, però non ce lo vedo come starter vero. Devo dire che è fatto molto bene, ma quella faccia mi dà un po' di americanata, non so come spiegarlo in modo più opportuno. Tuttavia io penso che un prossimo DLC di Smash Ultimate abbia a che fare con il terzo stadio evolutivo di Grookey, poiché appunto abbiamo dei Pokémon vari. Poi abbiamo uno starter di tipo acqua, Greninja, evoluto. Incineroar, che è lo starter di tipo fuoco, evoluto. Manca uno starter di tipo erba, evoluto. E potrebbe essere appunto l'ultima evoluzione di Grookey. E questo Pokémon ce lo vedrei molto bene a Smash, soprattutto nella parte di una sorta di Donkey Kong dei Pokémon. Tuttavia, per me questo leak è falso. Ora non so tradurre il giapponese, però vediamo anche qui che si tratta di un ciccione che non fa altro che sbattere i tamburi, magari di tipo erba roccia, anche dal numeroso marrone che compone i suoi colori. Però la curiosità dov'è finita? Che cosa è diventato questo coso? Un bisonte? È diventato un bisonte? Secondo me no. È fatto bene, ma anche questo è falso. Quindi ricapitoliamo. Questo leak totalmente falso. Questo leak falso, ma alcuni caratteri potrebbero essere veri. Questo falso. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate di questi leak. Secondo voi sono veri o falsi? Vorreste questo Pokémon nel prossimo gioco? Oppure no? Lasciate un like, condividete il video e commentate qui sotto con altre vostre supposizioni. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!